San Lorenzo Nuovo è un piccolo paese della provincia di Viterbo che si affaccia sul versante settentrionale del lago di Bolsena, il grande bacino di origine vulcanica che suggestiona e incanta queste terre dell'Alto Lazio. La particolarità architettonica dell'abitato è la recente formazione e la natura teorica e settecentesca del progetto. Vero e proprio artificio architettonico, San Lorenzo Nuovo fu infatti disegnato nel Settecento per volere di Papa Clemente XIV, che intendendo bonificare le zone malariche delle piane sul lago di Bolsena, fece spostare il sito del paese su una zona più alta. Il vecchio San Lorenzo si trovava infatti più a valle, meno distante dalle sponde del lago di Bolsena, a Val di Lago, ed era sorto intorno all'VIII secolo d.C. Quando il Papa affidò il progetto all'architetto Francesco Navone, questi applicò i principi dell'utopia urbanistica settecentesca e richiamò le forme del giardino e dello specchio. Il progetto terminò nel 1778 sotto l'interessamento del cardinale Braschi, che diventerà il futuro Pio VI. Gli abitanti di San Lorenzo Nuovo sono circa 2.300 i residenti, però nel periodo estivo raggiungiamo anche i 3.500 abitanti, perché è un comune, un territorio a prevalente economia turistica, oltre che agricola. Il contesto geografico si colloca in un territorio stupendo, nella Tatuscia laziale, al confine con la Toscana e con l'Umbria. E sopra il lago di Bolsena, su cui abbiamo anche una parte di giurisdizione, quindi abbiamo anche un litorale che gravita sul lago di Bolsena. La particolare bellezza del luogo, della zona, è caratterizzata dalla presenza della via Francigena, perché il nostro comune è situato proprio sul tratto della via Francigena, che va dell'ultimo tratto che va verso Roma. E poi c'è la risorsa del lago. Il lago di Bolsena è uno dei laghi più puliti d'Europa, è riconosciuto a livello europeo. Il centro storico del paese è completamente pianificato. La piazza centrale, Piazza Europa, ha una forma ottagonale da cui si aprono ampi viali ed è stata ispirata al disegno della piazza Amalienborg di Copenaghen, che l'architetto Francesco Navone riprodusse in dimensioni ridotte. San Lorenzo Nuovo ha un assetto urbanistico decisamente diverso da quello che caratterizza tutti gli altri paesi limitrofi. È un assetto urbanistico ideato nella prima metà del 1700, quando il Papa decise di portare il vecchio paese che si trovava sulle rive del lago e si chiamava San Lorenzo alle Grotte, decise di portarlo in questa zona per motivi di salute e di igiene pubblica. Infatti gli abitanti del vecchio paese, quindi di San Lorenzo alle Grotte, coltivavano la canapa, e questa coltivazione nelle acque del lago portava delle malattie, la malaria. Quindi il Papa, dopo aver tanto tentato per risolvere il problema igienico-sanitario, decise alla fine di portarlo su queste alture e quindi costruì su progetto dell'architetto Navone il nuovo San Lorenzo Nuovo. L'architetto Navone progettò così un paese con un assetto urbanistico particolare: grandi piazze, grandi strade, un assetto che possiamo paragonare a quello della città di Torino, oppure, se vogliamo andare a Roma, al quartiere Prati di Roma. Quindi qui troviamo
delle piazze molto molto grandi, delle strade che le più piccole sono di circa 10 metri, la larghezza di 10 metri, per cui si differenziano dagli altri paesi limitrofi. La piazza ha una forma particolare, è una piazza ottagonale. L'architetto Navone la progettò a somiglianza di una piazza che lui già aveva visto, la piazza di Amalienborg, che si trova a Copenaghen, anch'essa come la nostra, però di dimensioni più vaste, di forma ottagonale. Il nucleo originario del Settecentesco era costituito proprio da questa bellissima piazza ottagonale e da un asse centrale che univa due chiese che si fronteggiano, e questo è il assetto urbanistico che tuttora caratterizza il nostro comune. Nel corso degli anni, poi ovviamente soprattutto dopo il 1960, il paese ha subito un notevole incremento abitativo, e quindi sono state costruite zone più periferiche, sempre però molto molto belle, anche perché con vista sul lago di Bolsena, ovviamente con una caratteristica tipologica più moderna, fatta a villette, con molto molto verde e quindi con una cura dei fiori e delle piante particolare. La facciata della grande chiesa madre di San Lorenzo Martire, in un gioco di rimandi, guarda la facciata della chiesa di Santa Maria Assunta, un tempo convento dei Cappuccini, che si trova in posizione simmetrica ed in leggero dislivello all'estremità opposta della via Umberto I. Da qui si raggiunge anche la vicina piazzetta Pignatara, che è caratterizzata dalla sua fontana, sempre settecentesca, a tre bocche.